Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Dopo una bella, come dire, una bella campagna militare svoltasi a Sabaudia, abbiamo avuto, molti lo sanno, abbiamo avuto il quarto raduno camperisti esauriti e abbiamo fatto 3 giorni non stop tra bere e mangiare, insomma, cioè, ci siamo proprio divertiti alla grande. Non ho fatto il video perché comunque sia c'erano bambini e eravamo un bel po' di persone e magari non tutti avevano il piacere di farsi riprendere col telefono, perciò per un rispetto alla privacy ho preferito non fare alcun video. Niente, oggi siamo rientrati e praticamente andiamo subito a vedere la pompetta dell'acqua, perché praticamente ho scoperto ieri quando stavo facendo la doccia che la pompa fa un rumore un po' più forte del solito, quindi sicuramente si sarà sporcata un pochino la membrana e voglio andare a smontare la pompa e così con l'occasione do una bella pulita tutto quanto, le membrane, smonto tutto e rimonto tutto quanto. Andiamo a vedere sotto la dinette com'è installata la pompa, così almeno ci rendiamo conto di quello che dobbiamo fare e andiamo a intervenire. Allora, ecco qua, questo è il mio serbatoio sotto la dinette e praticamente la pompa è posta al lato qua, eccolo qua, c'è tutto l'impianto. Questi sono i due rubinettini, non so se riesco a farli vedere, quei due, serbatoio 1 e serbatoio 2. Lì giù in fondo, se vedete bene, c'è, eccola qua, la valvolina di scarico del serbatoio numero 1 e praticamente, vediamo se riusciamo a vedere, eccolo là, questo è il pescaggio principale e lì c'è la membrana che dobbiamo andare a smontare e pulire. Sicuramente ci sarà anche un filtro che sarà intasato e niente, rimbocchiamoci le maniche e andiamo a, come si dice dalle mie parti, a mettere mano. Allora, con l'aiuto di una 8, eccola qua, andiamo ad allentare le quattro viti che sorreggono la pompa. Io cerco di allentarle per poi poterle svitare a mano in maniera da sbrigarmi, perché sennò con la chiave ci vorrebbe un'eternità. Allora, una volta allentati i bulloni con la chiave cerchiamo di andare, ecco qua, a svitare mano a mano i bulloni a mano, che si fa molto ma molto prima. Ecco qui, pronti, il primo bullone è allentato. Adesso andiamo ad allentare tutti gli altri. Allora, una volta allentati i bulloni e staccata la pompa, non ci rimane che andare a staccare, per chi ha questo tipo di attacco, eccolo qua, attacco rapido, stacchiamo l'attacco lì e stacchiamo il tubo dalla pompa. Adesso non rimane che andare a chiudere la mandata principale dell'acqua, quella del serbatoio. Allora, io adesso, ecco, tutto, ecco, vedete, prima erano orizzontali, adesso sono tutte e due verticali. Ho chiuso l'acqua e mi raccomando, staccate la pompa dell'acqua, l'alimentazione, perché altrimenti quando staccate i tubi vi allagate. Io adesso, per non far cadere l'acqua a terra, prendo uno straccio, un asciugamano e lo metto sotto, perché comunque quando andiamo a staccare la pompa l'acqua cade a terra. Allora, abbiamo smontato la pompa, eccola qua, la nostra pompa. Come dicevo prima, ecco, vedete che l'attacco rapido. E
come pensavo, potete vedere pure da voi, il filtro è super super attappato. Adesso smontiamo questo pezzettino qua, lo puliamo bene, rimontiamo e vediamo se è migliorato, ma sicuramente è questo qua perché impediva l'acqua di passare. Poi non avendo pressione è facile che praticamente faceva più rumore del solito, perché comunque sia pompava a vuoto. Faccio vedere i particolari della mia pompa: 1,5 bar. Scusate, ma questa telecamera non è che prende tanto. Vabbè, dai, ci ho provato. Eccolo qua: acqua 8, 1,4 ampere della fiamma. Va bene, dai, andiamo a smontare e vedere come pulire questo filtrino, va? Allora, andiamo a svitare sti viti. Faccio attenzione a fare cadere perché sono proprio piccole piccole e se ce la facciamo cadere dopo so problemi per recuperarla, perché se va a finire il serbatoio la vedo molto molto difficile poterla recuperare. Allora, mettiamo tutto. Allora, questa è lenta. Questa è lenta. Questa è lenta. E questa è lenta. Adesso andiamo a vedere come staccare questo pezzo trasparente qua. Allora, abbiamo allentato tutte le viti e praticamente sto, cioè, ecco, facendo un po' di forza. Mamma mia, ragazzi, cari, mamma mia, guardate un po' qua, una cosa scandalosa. Non funziona che no la pompa. Come fa a funzionare la pompa con tutto questo macello qua? Guardate qua, guardate. Niente, adesso andiamo a pulire tutto e andiamo a rimontare tutto. Guardate qua. Se come vedo che c'è abbastanza verde e questo serbatoio è nuovo, perciò non può aver creato tutto sto casino, penso proprio che sia il serbatoio che ci abbiamo sotto allo chassis, che è quello più vecchiotto, e quindi penso proprio che tutto sto casino l'abbia fatto il serbatoio vecchio. Quindi io adesso pulisco bene la pompa e poi al più presto mi dedico alla pulizia del serbatoio sotto, perché sennò altrimenti rischiamo da capo a 12. Allora, vediamo un po'. Guardate che roba, guardate. Guardate. Roba da matti, ragazzi, roba da matti. Allora, questa è l'acqua con cui abbiamo finito di lavare la retina. Guardate che roba, ragazzi. E praticamente questa era tutta la melma che stava a tappo del filtro. Niente, andiamo a rimontare tutto e andiamo a vedere se adesso l'acqua scorre meglio e soprattutto se la pompa è più silenziosa. Allora, mettiamo bene la membrana. La membrana, scusate, raga, la membrana. Il filtro, eccolo qua.
facendo attenzione di non mandarlo troppo giù, se no altrimenti si stacca e non fa più il lavoro suo. Eccolo qua, dovremmo stare a posto. Vediamo un po' qua che cosa c'è. Niente, a posto. Eccolo qua, ragazzi. Adesso è un filtro pulito e sicuramente al 100% una pompa funzionante. Andiamo a dare una pulita a sta guarnizione, vediamo un po' se. Allora, io vorrei fare una cosa. Vorrei mettere qua su questa guarnizione, prima la laviamo bene. La guarnizione è un po' vecchiotta, è un po' acciaccata. Poi vedo che qui c'è un piccolo segno di passaggio dell'acqua, perciò sicuramente una goccettina poca poca la perdeva sicuramente. Allora io, per evitare questo, metto un pochino di grasso di silicone intorno e dovrei stare a posto. Allora, eccolo qua, questo è il grasso di silicone. Se riusciamo a leggere quello che c'è scritto, adatto a abbreviazioni di varie combinazioni, metallo, plastica, roba varia. Vedete? Questo non è tossico, perciò si può usare anche per. A parte, vabbè, che io sinceramente l'acqua dei serbatoi non la bevo, perciò diciamo non ci sono problemi. Però eccolo qua. Adesso ci mettiamo un po' di silicone qua e là. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo di fare un lavoretto pulito, eh. Passo di qua, eccolo qua, sicuro. Senza cedere troppo, perché sennò altrimenti facciamo un casino e basta. Tanto questo ne basta veramente veramente pochissimo. C'è una consistenza spettacolare. Sembra quasi veramente di toccare silicone. Allora, qui ce l'abbiamo messa e ci posiamo la guarnizione, ecco. Adesso andiamo a mettere anche sulla pompa. Eccolo qua. Un po' qua, un po' là. E come si dice, l'uomo campa. Ecco. Bene, in maniera tale che sia omogenea un po' dappertutto. Come ripeto, non è tossica, perciò se qualcuno la beve l'acqua dei serbatoi, ma non credo. Comunque, vabbè, può tranquillamente usarla, eh. Allora, appoggiamo qua, rimettiamo le viti. E voilà, come dicono i francesi, e voilà. Io quando stringo sempre a croce, eh. Non stringo mai una vite alla volta. La porto a costare senza stringere, in maniera che scende piano piano da solo e non forza da nessuna parte. Scusate, ma mi rimane difficile.
Allora, cominciamo a costare. Senza stringere troppo. Uno, a croce, quest'altra. Due. Tre. E quattro. E adesso mezza stretta. Uno. Due. Tre e quattro. Eccola qua. La pompa è sistemata e adesso la andiamo a montare per vedere i risultati. Allora, ho riposizionato la pompa, adesso andiamo a stringere tutti i dadini. Andiamo a ripistare la pompa sul serbatoio, così almeno possiamo provare a metterla in funzionamento per vedere se abbiamo risolto il problema. Allora, abbiamo finito di fissarla. Eccola qua. Adesso ridiamo l'acqua dal serbatoio numero 1, che è quella un po' più pulita, e anche perché voglio finirla in maniera di poterlo pulire un po' alla meglio. Adesso andiamo a rimettere in pressione tutto l'impianto, perché praticamente per poter smontare la pompa ho dovuto svuotare anche il boiler. Allora, facciamo la prova del 9. Adesso apro l'acqua, ecco qua, la pressione torna di nuovo come prima, perciò diciamo che ho risolto e la pompa è quasi impercettibile. Non so se riuscite a sentire il rumore, ma è proprio minimo, minimo, minimo. Mentre ieri c'aveva proprio un rumore forte, brrr, e praticamente mi faceva vibrare tutta la cellula e la parete del bagno. Allora, ragazzuoli, come avete visto, pure questo l'attaccapo se lo siamo risorti con due spicci, diciamo, no? Perché da quello che mi ero preparato io, dai consigli dai suoi gruppi, si pensava che fossero le membrane, e invece no, me la sono cavata con una semplice pulizia del filtro. Anzi, va molto meglio di come era prima, appena comprato. Cioè, sinceramente, allora questo era un problema che già c'aveva, però io l'ho amplificato usandolo di continuo. E niente, volevo spendere un attimino due parole per pubblicizzare il mio gruppo. Qualcuno di voi lo conosce, alcuni penso di no. Camperisti esauriti, io sono il presidente, insieme a mia moglie abbiamo fatto questo gruppo e siamo in tanti. Abbiamo fatto il 6, il 7, l'8, il quarto raduno. E siamo rimasti veramente veramente contenti, perché abbiamo avuto come sempre ottimi risultati. E per chi ha un camper e per chi abbia voglia di essere inserito nel gruppo, può fare domanda e insomma, se rispetta i nostri parametri verrà accolto senza alcun problema. Niente, ragazzi, siccome io adesso devo fuggire, che devo andare a lavoro, vi lascio un abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, come sempre, dite la vostra, e per chi ancora non si è iscritto al canale, mi raccomando, iscrivetevi, perché serve a me. Perché c'ho voglia di crescere e serve anche a voi, in maniera che siete sempre aggiornati su tutte le cappellate che faccio. Scusate all'ambulanza, ma sono in mezzo alla strada io. E dicevo, serve a me quanto a voi, così siete sempre aggiornati sulle cappellate e sulle stupidaggini che faccio. Niente, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, sempre in gamba, eh!